motociclismo è fatto di tante professioni, di tante figure, di tante sfaccettature. Un volto noto sicuramente dei paddock è quello di Andrea Tanzi, tanti anni nonostante la sua giovane età appunto dietro alle moto, ma da dove parte questa passione? Ma questa passione parte, vabbè, da, innanzitutto dalla mia famiglia, che comunque è sempre stata nelle corse, soprattutto dalla parte di mia madre. Mio zio è stato campione del mondo e quindi insomma da lì sicuramente è arrivata una bella ninfa di mondo delle corse. E dopo la mia prima esperienza è capitata quasi per caso con uno stage presso un team che faceva il mondiale Supersport, e da lì è partito un po' tutto la mia passione delle corse, e sono rimasto molto legato a questo ambiente perché insomma è particolare e in tutti i casi insomma regala molte emozioni, anche tensione, che comunque fa parte del gioco delle corse. Ecco, tu hai gestito piloti molto importanti e continui a gestire piloti molto importanti. Questa tensione hai imparato a gestirla e a soprattutto non farla ricadere sulle loro spalle? Beh, quello è una cosa molto importante, nel senso che nel tempo, avendo gestito diversi piloti anche di diversi anche profili, anche da quello più amatoriale a quello professionistico, come quelli del mondiale che ho seguito, e obiettivamente bisogna sempre cercare di farsi trovare pronti alle loro esigenze, ma allo stesso tempo molto freddi, nel valutare le cose, non prendere mai le cose a dover avere subito una risposta, o comunque dargli una risposta che magari non è quella reale o quella che comunque tu hai considerato. Quindi questo è importante anche nella crescita dei giovani, perché anche con il nostro team nuovo stiamo cercando di crescere giovani e così via, però la prima cosa che mi prefiggo è quella anche di insegnarli quali sono le realtà del motorsport, cioè quali sono i valori reali del motorsport, non quelli che invece non contano. A proposito di valori, qual è stato il pilota più difficile col quale hai lavorato? Profili di pilota con cui ho lavorato, diciamo, per dire, Kenan Sofoglu era un pilota molto molto, cioè anche duro nei confronti in alcuni momenti, però ha sempre regalato tante emozioni e comunque ha sempre portato un rispetto per il lavoro di tutti, quindi a suo modo era duro, ma allo stesso tempo rispettava il lavoro di tutto il team, e quindi è una persona eccezionale. Un altro, anche per dire, Chad Davis invece era molto più umano, sia nel lato difficile delle corse, ma anche in quello positivo, quando vengono i risultati era molto più terra a terra, come se fosse un amico. Oggi Andrea è qui con noi nel Motoestate, una domenica diversa. È una domenica diversa, diciamo che noi comunque ci siamo abituati e affezionati al motostato, perché anche negli anni passati con Stefano Valtulini, Edoardo Sintoni, ci piace venire tutti gli anni a partecipare a un campionato che comunque ci regala un ambiente amichevole, confortevole, diciamo è sempre per noi è un piacere venire al Motoestate, quindi tutti gli anni ripetiamo una presenza, è un valore aggiunto anche a voi che fate un ottimo lavoro in un campionato che comunque è di alto livello. Un campionato di alto livello, ci fa piacere sentire questi complimenti da parte tua, ma ancora di più la tentazione di salire in sella c'è? Ma ogni tanto mi piacerebbe, diciamo che l'anno scorso a fine anno avrei dovuto provare qua, però non c'erano le condizioni. Sinceramente prima o poi capiterà, perché insomma fa parte, e io leggo soprattutto dati o vedo sensazioni, però mi piacerebbe anche un po' assorbirle proprio personalmente.